Line, the Sendai Airport Access Line, and the Sendai Municipal Subway Line. Thank you for traveling with us, and we look forward to serving you. Wait. Salve a tutti ragazzi, oggi mi porto con me in città e vi mostro 10 o più cose curiose che si possono trovare qua in Giappone, che possono anche diventare dei consigli per il vostro prossimo viaggio qui in questo bel paese. Quindi seguite il video fino alla fine, che è pieno di curiosità. Sono in uno dei negozi della stazione di Sendai, questo è dedicato ai souvenir omiyage, e quello che voglio mostrarvi sono le bento. Le Kiben sono le bento da viaggio per i Shinkansen, le trovate in tutti i negozi della stazione e sono quelle che i giapponesi consumano nei viaggi di lavoro. Perché ve le consiglio? Perché come potete vedere ogni zona del Giappone ha quelle particolari, tipo queste qua sono quelle là che riguardano Sendai, e di cui anche la lingua di mucca, salmone, ci stanno. Costano tutti 78 euro più o meno. Tenete presente che pure i souvenir cambiano in base a dove siete in Giappone, e posso garantire che il Giappone è pieno di souvenir da paura. Ragazzi, tenete presente che in Giappone non c'è un vero e proprio sistema di deposito bagagli, quindi credo che li avete visti, ma forse qualcuno di voi non lo sa o si è dimenticato, e voglio ricordarveli. Faccio vedere adesso alle mie spalle. Trovate questi qua. Sono i coin locker, questo è Suica, vuol dire funziona con la carta prepagata, con la stessa carta che si pagano pure le tratte della GR. Perché sono importanti? Vi faccio vedere una cosa. Che vi siete spostando da una zona all'altra, dovete prendere un treno, comunque avete il bagaglio con voi ma volete essere più liberi per fare shopping e girare, potete prendere uno di questi qua, ficcarci l'intera valigia vostra, sono enormi, ci sono di varie misure, varie grandezze, questi, soprattutto questi qua che vedete grossi, sono proprio per le valigie. E potete tenere la valigia vostra qua tranquillamente e fare i vostri acquisti. Li trovate a Tokyo ovunque. Funziona in una maniera molto semplice, non è difficile. A parte che hanno tutte quante anche le spiegazioni. Vedete, queste qua sono impostate anche in lingua inglese, e in coreano e in cinese. Però in inglese si capisce a volo pure con come dovete fare per inserire e per riscattare il bagaglio una volta che... E non avete problemi. Questo è figo perché funziona direttamente con la Suica. Questi qua, giù in fondo di là, poi passate di da qua, sono questi e questi qua. C'è piena tutta la stazione, giù in fondo, tutta la stazione è piena di questi coin locker. Li trovate più o meno ovunque, a volte anche nei centri commerciali, ma queste nelle stazioni vi serviranno a togliervi il peso del bagaglio quando volete fare qualche giro a mano libera, senza doverlo trascinare, visto che avete poche ore prima di un prossimo treno per un'altra destinazione o prima di andare a prendere il treno per l'aeroporto. Come potete vedere, sta ricaricando i distributori automatici. Tenete presente che in Giappone ci sono un distributore ogni 26 persone, se ne calcolano 5 milioni. Li trovate ovunque e dovete darci un'occhiata, perché a volte ci sono le bibite quelle particolari, strane, trovate là. Funzionano sempre. Dovete capire che di solito sono divise in due scomparti. Vedete dei pulsanti rossi e dei pulsanti blu. Il blu indica che quello che state comprando da bere è freddo e quello rosso automaticamente è caldo. Quindi cosa vuol dire? Che se siete in Giappone in un periodo estivo è uno spettacolo, ma anche in periodo invernale, perché se volete riscaldarvi mentre state facendo una passeggiata potete sempre utilizzare e avere una bibita calda. Ovviamente non vi dimenticate poi i combini, ma questo è un altro discorso, poi vi ci porterò. Tenete presente, li trovate ovunque, nei vicoletti, e a volte quando avete finito di bere vi portate la bibita, la bottiglietta con voi, date un'occhiata, perché questi, alcuni di questi distributori hanno anche il secchio per la raccolta delle lattine e delle bottiglie, quindi potete liberarvi e avete molta più possibilità di trovare un secchio accanto a un distributore che in giro per Tokyo o per qualsiasi altra città del Giappone. Curiosità in diretta. In Giappone i taxi hanno le porte automatiche, quindi non vi azzardate mai di aprire la porta di dietro, perché fate incazzare in maniera molto molto brutta l'autista. La porta automatica si apre e si chiude da sola. È un servizio compreso nel prezzo del taxi. Questa è una curiosità, perché alcuni di voi mi chiedono: ma Giovanni, quando ho attraversato l'incroci in Giappone sento sempre un suono, tipo questo suono che sentite adesso. Questo suono serve ai non vedenti, e a terra potete vedere che c'è una linea per non vedenti.
richiama l'attenzione, gli fa capire che è scattato il verde. Ecco perché sente questo suono. Quello che state vedendo è un fast food per salari meno, che ha prezzi veramente ridicoli. Ricordate che questo qua costa tipo 2,20 euro, una cosa del genere. E questi posti non hanno camerieri, quindi se volete far ordinare dovete fermarvi all'esterno. Questo qua è il cameriere, è un distributore dove potete decidere quello che dovete comprare. Alcuni hanno i disegni che vi possono aiutare a capire cosa dovete comprare, tipo questo qua potete affidarvi un po' al menu accanto. Se no dovete farvi aiutare da qualcuno. Vi consiglio sempre di avere comunque un traduttore, anche usare Google, che vi dà una mano a capire quello che volete ordinare. La scelta è molto semplice, mettete i soldi, prendete il biglietto, come il Ramanaro, funziona alla stessa maniera del Ramanaro, che i Raman hanno di solito sempre distributore all'ingresso, quindi tutta la maggior parte fast food per ordinare si risparmiano. Perché costa di meno? Perché risparmiano sul personale, utilizzando queste macchinette che fungono da cameriere, cioè fanno il posto al cameriere e prendono l'ordinazione. Per una volta siete dentro, basta solo che date il biglietto al banco e vi rilasciano. Però vi ricordo, questi posti non vi portano la roba a tavolo, quindi dovete aspettare in piedi, prendere l'ordine e poi andare a trovare il vostro posto. Quindi non è che lasciate il biglietto e poi ve ne andate, no, non funziona così. In questo qua che vi ho fatto vedere io non funziona così, perché in alcuni ramanari invece il ramen ve lo allungano al tavolo, quindi capite bene dove vi trovate per evitare situazioni imbarazzanti, diciamo. Sendai, che si trova nel nord del Giappone, ma a Tokyo potete trovarle ovunque. Basta che chiedete il Don Quixote, questo enorme che vedete voi, e il Bazar, che è la curiosità del Giappone. Qua trovate veramente di tutto, utile e inutile, diciamo. Potete trovare dalla cosmetica, ai souvenir, ai giocattoli, ai cuscini, a qualsiasi cosa vi passa la testa, qualsiasi. Questo che abbiamo qua adesso, uno dei tre che sta in città, è 5 piani ed è diviso per ogni piano in base a ogni curiosità. Ve lo consiglio perché trovate i dolci a poco e potete riempire la vostra valigia proprio di tanta roba. Di quello che potete trovare, questo qua è diviso in scompartimenti. Mo ci sta dalle patatine alla nuova Coca-Cola gusto vaniglia e arancia. Quindi trovate tutte le stelle bibite strane, trovate i souvenir della zona, tipo questi qua riguardano comunque questa zona del Giappone, fatto con la zunda, che è un tipo di fave giapponesi. Trovate sia snack giapponesi particolari, gelli, cioccolate, pacchi famiglia. Vi ho preso l'idea, ci dovete venire qua, dovete stare pure attenti che è capace che non viene la roba in valigia dopo. E se girate bene, come giù in fondo, ci sta pure il reparto bibite. Tenete presente che qua le bibite costano meno del combini, perché essendo quasi un alimentari, con una parte è una forma di, tra virgolette, ma molto alimentari, le bibite costano 50, 60, 70 yen in meno rispetto a un combini. Quindi che ne so, fateci un'occhiata. Hanno orari lunghi, ci sta pure ovviamente il sake, non l'ho dimenticato, e quando girate date un'occhiata, perché ci sta il sake. E sake, vediamo se lo trovo, eccolo qua. Anche sake particolari ci stanno. Qua non mi dite niente, ma ho trovato pure questo. Qua non c'è quello che dai volantini per strada, a meno che non si tratti qualcosa di politico o è raro davvero, o qualche manifestazione, ma la maggior parte delle volte trovate questi qua. Sono tovaglioli. E con la scusa voi vi leggete la pubblicità dell'attività commerciale che in un momento è sponsorizzata. Una volta con mia moglie ce ne davano una marea, perché poi dipende da quanti si mettono in strada in base a quante attività. Se a Tokyo è capace che vi riempite una zaino di sta roba. E in Giappone sicuramente il Daiso. Daiso fa parte di una catena enorme di Andrea Shop, è tutto a 100 yen. Ce ne sono di varie tipologie nei nomi in Giappone. Questo qua che vi faccio vedere adesso è 6 piani, se non di più,
Ma perché vi faccio vedere Andrea Shop? Di fuori ci dovete fare un giro perché trovate un sacco di roba. E tutto costa 100 yen, tra cui soprattutto dolci, se volete fare regali, il souvenir. Perché trovate nella sezione che riguarda la roba elettronica e cavi, trovate i carri, gli adattatori per l'iPhone, per il telefonino, per queste cose. Questo c'ha l'ingresso USB, sono tutti ingressi USB, questi costano leggermente di più, 300 yen, ma sicuramente costano meno di un adattatore che comprate vostro in Italia. E vi salvano la vita, queste cose. Funzionano, li uso pure io tranquillamente proprio. E li trovate all'Andrian Shop, e anche Don Chioto, dare un'occhiata, li trovate sicuramente. Se cercate comunque qualcosa per ricaricare il telefono, un'emergenza. Ovviamente ci sta anche la roba per la cucina, ma state sempre attenti, date un'occhiata. Perché a volte alcune cose sono prodotte in Cina, queste sono prodotte in Giappone, ma alcune cose a volte vengono prodotte in Cina. Però questa è anche un'idea, regalo da fare anche a voi stessi. Vedete questo qua, specifica che è prodotto in Giappone, e trovate di tutto. Quindi ragazzi, Andrian Shop lo dovete segnare e li dovete visitare. Pazzo per queste qua, che sono una busta di 50 grammi di patate fritte. Cioè non è molto salutare, ma sono buone. Non posso non parlarvi del 7-Eleven. 7-Eleven sono negozi aperti 24 ore su 24. Hanno tutto, dalla roba da mangiare, la roba da bere, roba per... mi servono penne, mi servono... un quaderno, mi serve un cavo per il telefono, mi servono le mutande, qualsiasi cosa. Quindi 7-Eleven qui a Sendai, ci sono i dolci che faccio io, lavoro per l'azienda che ha l'appalto per i 7-Eleven, quindi parte di quei dolci freschi sono dolci che facciamo noi, questa parte qua. E in più il 7-Eleven è abilitato per una coppia, se avete Mastercard, gli ATM di 7-Eleven funzionano con il circuito maestro, quindi potete tranquillamente prelevare solo col Mastercard qua, molte altre con ATM non funzionano. Vedete, è quello che stavo cercando, Google maestro Mastercard. Se andate tipo al Family Mart non potete prelevare. Ve lo dico perché ci sono passato pure io, che non riuscivo a capire perché non riuscivo a prelevarle. Prima, i primi periodi, 5 anni fa, non riuscivo a capire perché avevo una carta Mastercard e non riuscivo a prelevarle. E poi mi sono reso conto che solo i 7-Eleven hanno l'ATM abilitato. Quindi può essere una curiosità, è una cosa che vi può salvare un sacco di tempo. Quindi segnatela. Se avete una carta Mastercard, al 100% dentro i 7-Eleven potete prelevarle. Sono una parte di tante curiosità che ci sono in questo paese, raga. Ovviamente nei commenti ditemi qualche altra cosa che avete visto di particolare, e poi farò tipo anche una seconda serie, una terza serie, man mano che poi le sommo, perché ci sono tantissime. Spero che il video vi sia piaciuto, che sia stato interessante, che vi abbia dato uno spunto per qualcosa per un prossimo vostro viaggio. E io vi mando un abbraccio dall'altra parte del mondo. Grazie per seguirmi, iscrivetevi su Instagram, su Twitch, su tutti gli altri social. Un bacio, un abbraccio e fate bravi. Ci vediamo.